Valle Imagna alle 9 del sabato mattina. Fuggendo dalla realtà si torna alla Terra, anzi sottoterra, a cercare gli ultimi spazi inesplorati del pianeta. Non sono i guanti per lavare i piatti. Mi sento totalmente impreparato per questa avventura. Tre ragazzi, Francesca, Davide e Fabio, nella parte di Dante. E altri tre, Alessandro, Dario e Ilaria, in quella di Virgilio. Come faccio a passare di lì? Ma no, ma perché tu non hai visto, Davide? Ma ti devi buttare, devi essere incosciente. Dai, in dai. Madonna, ma è tristissimo! Cioè, ma scusa. Adesso porti avanti i gomiti e poi porti avanti le ginocchia. Una discesa all'inferno, un rito di iniziazione in cui gli anziani cercheranno di trasmettere ai principianti la grottofilia, la passione fangosa e faticosa di ritornare nel ventre della madre terra. No, la stappo! Il tunnel sbuca finalmente in un grande salone, arredato in perfetto stile quaternario. Questo noi lo consideriamo il battesimo delle grotte. Devo accendere? Il circo! L'Italia underground, nel vero senso della parola, è più numerosa di quel che si pensi. Sparsi in un centinaio di associazioni, gli uomini pipistrello nel nostro paese sono quasi 3.000 e si trovano uniti anche per le più singolari ragioni. Sai una cosa però, è che non so spiegarlo, ma sento tranquillo qui dentro. Cioè, come stare chiuso in una bara, però... Non mi dà un senso di claustrofobia. Ci sto bene, rilassante. Qui siamo in una situazione drammatica. Io ora non lo so. Non so il motivo per cui mi trovo qua. Alzami la testa. No, non mi passa. Sì, ti passa, non è ancora. C'hai un metro avanti. No, ragazzi, non ci passa. Sì, che ci passi. No. Mi sono rotto le palle. Io voglio uscire all'aria aperta, lavarmi, togliermi il fango. E tornare nella mia tranquilla Milano, con tutto lo smog, i semafori, le macchine, le case, le migliaia di persone. È un'esperienza estrema anche quella, credetemi. Il mio sogno, spero, sarebbe trovare la mia grotta, esplorarla e dare il nome alla propria grotta. L'Italia, del resto, vista dai siti specializzati, somiglia a un groviera e molto ancora rimane da scoprire. Questa grotta, invece, è conosciuta da anni, ma è ugualmente poco accogliente. Signori, è un vero schifo. Momenti! Fari bocca! In una giornata in grotta si consumano 10.500 calorie, quindi una quantità di calorie immane. Quindi c'è il rischio della vera spossatezza. Quella è un po' come rinascere. Guarda, più che come rinascere, assomiglia un'altra cosa che ha a che fare con l'espulsione. Il colore parla da sé. Mi sento totalmente impreparato per questa avventura. Il compito ho portato la carta igienica. Non si sa mai, potrebbe servire. Ci credi, ma non porto fuori più che altro perché lascerò lo zaino all'esterno, quindi se muoio sanno chi ci è rimasto dentro. Non esplode praticamente. Pronostico? Quanto hai messo dentro? Speriamo che vada tutto bene. Speriamo di uscire. Se non altro, integri. Secondo con qualche taglio sulla giacca e niente. Secondo me faremo la fine del topo in trappola, indubbiamente.
rappresenta un livello di difficoltà che è minimo, non c'è da preoccuparsi di niente, è fatta solo da un meandro di 18 metri abbastanza stretto e poi si apre in un ampio salone di 30 metri per 10 e può essere percorsa da chiunque. Ti fermi, che arrivo, Allora, dimmi cosa. Allora, mani avanti e vai. Ragazzi, è buio! È terribile! Regola sinistra, allo stop. Allo stop a sinistra. Attenta alle macchine. Occhio alle ginocchia. Oddio! E potevano asfaltarla. Madonna, ma è strettissimo! Cioè, ma scusa, ma adesso porti avanti i gomiti e poi porti avanti le ginocchia. Non ce la faccio. Dai, come nei film. Ma è tutta così per 18 metri? Ma sì, ma poi non ti accorgi neanche, dai. Sì. Ma che ti do una spinta da dietro. No, nel senso che mi sembra come se ti colassi. Ma sì, cioè, mi posso alzare adesso? Ma è finito il cunicolo, vero? Sì, sì. Fabio ci sta mostrando la sua parte migliore o peggiore, secondo te. Tieni il culo a destra, spostati a destra. Ecco, visto come si passa bene. La comodità di avere un amico in grotta. Abbiamo portato qui oggi perché questo noi lo consideriamo il battesimo delle grotte. Non ci sono pericoli, non ci sono difficoltà tranne l'impatto psicologico ed è una grotta che vi può far nascere l'amore per la natura, per scoprire nuovi ambienti che sono totalmente strani ai turisti. Che in una giornata in grotta si consumano 10.500 calorie, quindi una quantità di calorie immane, quindi c'è il rischio della vera spossatezza. È uno sport, tra l'altro, in cui si può morire di spossatezza, di stanchezza. Praticamente sono buche all'interno come delle cannucce. E adesso ritorniamo alla luce.
Il bello della speleologia è l'esplorazione. Cioè questa, il bello è il primo che è entrato e che ha trovato tutto questo. di acqua calcare. Una cosa sicura è che uscito da qua domani, anzi lunedì perché oggi è sabato, contatterò sicuramente il medico di Ronaldo perché ho tutte e due le ginocchia spaccate e anche loro credo che siano messi nella stessa condizione. È fatta come se fosse un imbuto a questo modo, voi dovete tenervi abbastanza alti in modo da riuscire a passare e dall'altra parte vi troverete sbilanciati con la testa che tenderà a cadere verso il basso. Aprite subito bene le mani in modo da riuscire a frenarvi piano piano e noi saremo dall'altra parte ad aiutarvi. Ma ti devi buttare, devi essere incosciente, queste cose non le fai. Ma non ci passi, ma te faccio vedere io. Ciao. Vado, eh? E sai alta, è più possibile. Ma ti lancio. Lanciati, piantati per me da sola. Alzi tu, sedere. Aiuto. Allora, aspetta un secondo, ferma. No, ferma.